Che ve ne pare? 1998 metri del Monte di Valle Caprara. È il 15 luglio oggi, ragazzi. Sono circa le ore 12:15. Sono arrivato qui circa oramai da una mezz'ora buona. Me la sono goduta questa vetta stamattina in perfetta solitaria, come molto molto spesso accade ultimamente, ma non solo. Anche perché secondo me la montagna vissuta da sola, da soli, la si avverte molto, ma molto di più. Con partenza da Pescasseroli stamattina, attraverso il vallone Cavuto, sentiero B2 del Parco Nazionale d'Abruzzo, sono arrivato poi al Valico Lampazzo e fuori sentiero poi mi sono arrampicato qui sul Monte di Valle Caprara. Una meravigliosissima vetta che regala dei panorami mozzafiato. Basterebbe notare soltanto quello che stiamo notando in questo momento, che stiamo guardando. Si vede bene la piana del Fucino e tutto il gruppo del Monte Velino. Il Sirente, più a destra vediamo, oltre che i comuni, oltre Pescasseroli, vediamo la bellissima dorsale del gruppo della Montagna Grande di Scanno. E a seguire il mitico Marsicano con la Serra Cappella. Da quest'altro lato guardiamo in basso il comune di Opi e poi il meraviglioso Monte Amaro, per poi proseguire verso tutta la catena Balzo della Chiesa, Monte Petroso, fin sotto alla meta e proseguendo poi per le Mainarde, verso Pescasseroli, che si trova proprio qui in basso, il Monte delle Vitelle, tutta la cresta, il Monte Serrone là in fondo, poi abbiamo anche lo Schiena di Cavallo di fronte a me, il Monte Marcolano, la Rocca Genovese, insomma tutte le montagne che amo di più. 15 luglio. Sono salito caricato dalla musica di Mr. Benny Benassi e il suo Welcome to My House in onda su M2O. Penso che riscenderò con la musica di Vintage Culture adesso, così, tanto per darmi un'altra botta di adrenalina con la sua Techno House. Monte di Valle Caprara, 1998 metri, una gran figata stamattina. Adesso che si è calmato anche un attimino quel leggero venticello, riesco a godermelo ancora, ancora di più. Temperatura ideale stamattina, rinfrescato un attimino, tanto per toglierci quell'afa di dosso che sinceramente dava un po' fastidio salendo all'interno delle valli. Stamattina proprio meravigliosamente bene. In anticipo rispetto alla prevista perturbazione che durante questo fine settimana dovrebbe colpirci, ma state pur certi che qualcosa Corradino sempre farà. Guardate che bello questa dorsale che scende giù verso Valle Chiara, qui sotto, di questa meravigliosa montagna, questo montagnone enorme, Monte di Valle Caprara. 1998 metri, ma sono sicuro che in cima a quest'asta che è stata eretta qui siamo ormai a quota 2000. Giusto, giusto. Ok, ragazzi, un abbraccio a tutti voi da Corradino. Vi regalo quest'ultima sventagliata a 360 gradi dal Monte di Valle Caprara. Vi abbraccio tutti. Grazie di tutto l'affetto che mi dimostrate. 15 luglio 2021.